start. 2, 1, boost to ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Spaceborne 2, un gioco che costa 19,50€. Sono carichissimo nel presentarvelo, vale 19,50€, lo diciamo subito senza farci troppi giri di parole, io vi dico assolutamente sì. E prima di iniziare il gameplay vi voglio raccontare che cosa è successo in questa prima, ma penso sia meno di un'ora che sto giocando. Ho deciso di registrare tutto, vi faccio vedere qualche spezzone perché il gioco è assolutamente qualcosa di incredibile, sviluppato da quello che mi avete detto, qualcuno di voi me l'ha consigliato ripetutamente, sviluppato da una sola persona. Sono partito da un villaggio in un pianeta desertico, dopo aver scoperto che io sono uno squattrinato che deve pagare l'affitto a una donna anziana che mi vuole molto bene per il mio passato, non lo so. Decide di mi dice: dai, ti prego, accetta un lavoro qualsiasi sia, anche se vuoi cose speciali, vai da lui. Io vado da sto tizio, mi reco da sto tizio, mi dà una missione, non vuole darmela, falsifica i dati della mia nave perché non avrei una nave valida, dice che è una nave che è pessima. Vado, vedo la mia nave che non è neanche così brutta come sembra. Decido di salire, decollo, lascio il pianeta scoprendo i tasti man mano, mi vengono consigliati dal tutorial, decido di lasciare appunto il pianeta come mi dice la missione, vado verso una stazione mineraria, scopro anche come funziona lo scanner e poi imposto il viaggio rapido con la curvatura sempre all'interno di questo sistema verso questa stazione di mining, che poi alla fine si scopre che c'è una stazione distrutta. Ci sono dei combattimenti da fare, ho scoperto che i laser abbassano gli scudi dei nemici, i cannoni abbassano appunto la hull una volta abbattuto lo scudo, abbatto le navi, ma non è finita qui perché il gioco non smette di sorprendermi, perché si atterra, anzi no, non si atterra, mi fanno mettere la nave in un punto cieco, non visibile dai nemici. Prima mi sono tra l'altro avvicinato anche con il cloak, l'invisibilità, insomma, l'occultamento, lascio la nave lì, scendo sulla mia tuta modello Iron Man, attivo gli stivali gravitazionali, prendo un'arma e poi vado, mi reco su questa piattaforma dove è pieno di nemici, entro, trovo delle parti, insomma, da un computer da hackerare, esco, combatto nuovamente, luto cose, trovo anche un'arma, torno sulla mia nave, riparto e alla fine giungo a questa stazione mineraria che è la destinazione iniziale e abbasso i carrelli e parte una telecamera per farmi atterrare. Incredibile. Atterro, parlo col tizio e scopro che vabbè, c'è questa testa di robot che gli piace, lui mi vuole aiutare in cambio di una missione che svolgerò per lui, mi darà altre parti del robot, quindi c'è una storia che ci guida. Il gioco è tradotto, si vede con un translator automatico, infatti tante cose tipo pulisci l'area, pulisci la piattaforma, è clean the platform e vorrebbe dire elimina i nemici, e viene tradotto un po' così. Tante volte anche premendo H, ad esempio, attivo il cursore, apro uno dei menu e non è sempre tutto fatto bene perché la casa è la pagina home. Abbiamo soldato pilota avanti, che è un'abbreviazione di avventuriero, probabilmente ADV, e viene interpretato dal traduttore come avanti. Non so dirvi niente di tutto questo, nel senso che io ho dovuto mettere dei punti nelle varie statistiche iniziali, queste che sono queste, ho messo dei punti, ne avevo una trentina, e ogni ognuna di queste contribuisce a un livello, magari da pilota, soldato, avventuriero. Ho dovuto scegliere, vabbè, oddio, i talenti non li ho ancora, ce ne sono tanti da prendere. C'è la nave con il mio slot per armi, missili, posso rifornire, posso cambiare, fare degli aggiornamenti ai vari sistemi di alimentazione. C'è anche il carburante. Sono partito come libero professionista, fossi partito come mercante avrei pagato il 20% in meno il carburante, quindi c'è anche il carburante alla nave. Ho il carico, ho il fucile a pompa che ho lootato,
ho i contratti che accetto a ricostruire un amico, quindi non so perché ha deciso il mio personaggio che vuole ricostruire questo drone, che gli sembra familiare, quindi probabilmente legato alla lore. Ci sono le gilde dei liberi professionisti, i mercenari, i cacciatori di taglie, i minatori, esploratori e altre ancora. La galassia non ce l'ho ancora, ho la diplomazia molto bella perché è divisa tra questi, penso che siano pianeti, insomma con questi omini qui, però guardate, basta cambiare, diventano dall'aspetto umano, poi ci sono questi ed è uno di quelli che ho incontrato, non è tradotto tutto, però mostra quali settori, quali città controllano i pirati e gli indipendenti. Ok, fazioni e posta sono ancora bloccati, giusto per dire, il gioco in early access vi garantirà, dicono, almeno un 200 ore e rimarrà in per come è adesso, e rimarrà in early access per almeno 3 anni, quindi calcolando che viene tradotto in automatico, così non mi scarta le trate dei maroni, lo potete giocare in italiano. Si mette il casco in automatico, sono tutte delle finezze, sono atterrato malissimo. Saliamo sulla nave, ovviamente posso giocare anche in prima persona, ma qua lo tengo in terza per combattere comodo. Ma sulla nave, onestamente, è una nave un po' particolare, F interagire, potete vedere anche dalla visuale così, ma a me piace, fa molto quell'altro gioco che non mi ricordo, R decollo, si parte e devo andare dove? Landing gear retracted. Se io premo N me l'abbassa, vedete che parte la telecamera come avete visto prima e si può atterrare. Ok, si potrà anche minare, presumo. Infatti io giocando l'ho detto, cavoli, ma sembra Star Citizen sviluppato da una persona sola e tra l'altro anche in modo molto più immediato. Adesso io ho vai ai vecchi detriti di guerra che io onestamente non ho la minima idea di dove siano, però premendo T c'è... Beh, posso premere anche M e si vede dove devo andare. Qui, probabilmente. Mythical, 189. Imposta percorso, con la Q. Non puoi impostare un percorso qui. Ok, adesso sì. Quindi, dove devo andare? Fatemi vedere se mi dà qualche indicazione. Campo di asteroidi. Beh, potrei anche fermarmi qui, però in realtà vedo dei detriti qui. Quindi, imposto obiettivo. Se faccio e ispezionare mi fa vedere dove sono i detriti. Molto interessante. Allora, torniamo nella modalità qui, imposto i detriti. Io comunque sono partito dal pianeta che non mi ricordo più dov'è. Comunque, imposta obiettivo. Ok. Ora, devo vedere dov'è l'obiettivo e poi si salta. Eccolo lì, detriti. Mid-mount lock e mi fa la scansione. Calibration, calibrato, motore in attesa, stiamo caricando il salto verso i detriti, mamma mia. Questo posto è più affollato di quanto di aspettarsi. Questi salvatori mi intercorrono calorosamente per lavorare nella zona dove dovresti prima sbarazzare di quei salvatori. Vedete, tradotto un po' così, ma si passa sopra perché si può puntare. Ok, metto già il 2 che è il... Entro in modalità combat. Mi ero dimenticato con il tab. Punto lui e vedete che gli sto abbattendo gli scudi. Non sono ancora agile neppure confident nel combattimento perché rimango fermo. Ora che abbiamo abbattuto gli scudi passo ai laser, non so, questo fucile qui, quest'arma qui che abbatte gli scudi. Ora gli stiamo dietro. Si può impostare, adesso io non riesco, un inseguimento automatico. Acceleriamo perché si è un po' allontanato. Si è surriscaldata l'arma, non ci voleva.
Spara piano adesso, ma dovrebbe poter bastare. Shield recharging. Distrutti. Perfetto. Ma tecnicamente si potrebbe anche scendere e lootare la nave, credo. Però, cazzo, ce n'è un altro lì. Devo passare alla modalità l'altra. Ok. Scudi quasi andati, anche di questo. Devo imparare come leggere i dati dalla mia di nave, perché... Bellissime viste da vicino, ma è qualcosa, sto gioco è assolutamente incredibile. Incredibile. E difficilmente io mi prendo bene così, eh. Non... Vabbè, continuiamo questa fase iniziale. Cioè, poi si vede magari per tante cose che è un indie, ma sti cazzi. Mi si scarica. Ok, questo è praticamente andato. Dovrebbe mancare uno, credo, che è lì. Torno alla modalità laser antiscudi. Accelero. Si può ruotare, si può fare la schivata, così, premendo due volte in una direzione. Sono tutte cose che vi spiega il tutorial. Uno, via. Sta prendendo fuoco. Ok. Abbiamo guadagnato fama. Proteggi Axa mentre torna la catena robot. Ok. Proteggi Axa. Ok. Sta arrivando. Eccolo qui. Andiamo. Poi mi domando se qualcuno di voi lo ha già giocato, perché alcuni di voi me l'hanno consigliato caldamente. Se poi diventa un po' più libero, nel senso che immagino si possa commerciare, si possa scavare, insomma. Quindi vi chiedo anche questo, se lo conoscete. Ho già trovato la prima parte, devo proteggerlo. Quindi mi sta recuperando con questo drone le parti di robot. Io lo seguo perché sicuramente lo metteranno sotto attacco prossimamente. Io preparo già gli attacchi laser, perché sicuramente avranno degli scudi. Eccoli qua. Infatti stanno arrivando. Sono due. Primo è questo. Non ci sono le collisioni, credo. Almeno non mi sono mai venuti addosso. Mi fanno il pelo sempre. Sono veramente scomodo. Così non riesco ad andare. Sono un po' in difficoltà. Mi sto spostando fuori dal... perché è diventato... sono uscito dalla tipo dalla nebulosa. Purtroppo non so neanche dirvi dove siano i miei parametri, perché sono preso dal combattimento e anche prima non ho perso tempo a guardarli. Perfetto. Ok, resta l'altro adesso. L'altro, riattivo intanto i laser blu, perché non vedo dov'è l'altro combattente, purtroppo. Eccolo qua sotto. Intanto avremo anche ricaricato gli scudi, immagino. Ok, eccolo lì. Vedete, non riesco a selezionarlo. Vedete, devo puntarlo bene. Me lo scansiona. E dovrebbe uscire. Probabilmente ho il tasto incastrato del mouse, che mi capita ogni tanto. Però intanto così non dovrebbe avere problemi. Scudo andato. Gli faccio male comunque. Però per intanto... Ok. Mi indica anche il punto, come tutti i giochi spaziali. Target destroyed. Ok, andiamo.
Ne ho trovato un altro, ne manca uno, ne manca uno. Dai, 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 ragazzi, dai che andiamo. Ci sarà una collisione? Ok, ce ne sono tre adesso. Cominciamo, dai, si balla. Ci sono anche i missili, tra l'altro. Si lanciano con lo spazio. Ma onestamente, eh sì, non ci sono le collisioni, ma ce ne faremo una ragione. Devo difenderlo. Quello è particolarmente vicino al nostro amico, quindi gli butto giù gli scudi. E poi provo a lanciargli un missile. Vedete sotto in basso a sinistra che ho dei tondini bianchi. Dovrebbero essere i missili disponibili. Ne ho lanciato uno per sbaglio. Devo selezionarlo così, ok. Via, vai, lancia. Vedete che lo scansiono. Ok, adesso l'ho lanciato e tecnicamente la nave dovrebbe assistermi nel seguirlo. Mi sono... Ok. Ok, adesso lo buttiamo giù. Target destroyed. Ok. Ce ne sono altri. Ah, ma sono arrivati i rinforzi. A darci una mano. Meno male. Seleziono uno. Questo. Cambio. Ok, dice di lasciare il posto prima possibile. Nuovo obiettivo, distorsione. E anche qui vedete distorsione, che vuol dire? Devo fare il salto. Pilota di livello 4 sono diventato. Dove devo andare? È lì. Niente, andiamo a combattere l'ultimo, tanto. Cazzo, non riesco a scansionarlo. Non riesco. Stai fermo, cazzo. Vabbè, è il mio mouse che ogni tanto si sporcava sotto qualche cosa e non funziona più correttamente. Devo pulirlo, ma non è il luogo adatto questo per pulirlo. Però dai, ce la faremo, tanto è rimasto l'ultimo. A meno che Capital non sia una nave Capital. A quel punto abbiamo un bel problema. Ho lanciato il razzo, ok, l'ho preso. Fantastico, l'abbiamo visto proprio in diretta. Ok, cambio. Ok. Ok, sono arrivati delle navi Capital, adesso dobbiamo andarcene. Immagino perché. Distorsione, potrei mettermi invisibile. Attivo, dovrei essere... Vedete, sono diventato invisibile, non mi si vede, per quanto stia girando a vuoto. Torno all'interno, vedete che il mantello è attivo, non mi si vede. Però non vedo niente, non vedo dove sono. Finché si va piano non ci sono problemi. Guardate che spettacolo. Ci sono vigili del fuoco. Estinguere. Ok, no.
Queste sono delle capital. Non mi vedono perché no, sono visibilissimo io. Queste sono delle capital, non si sa di chi, però vedete che ogni zona è selezionabile. Cioè, mamma mia, ragazzi. Scusatemi, ma noi non dovremmo andare via? No? Adesso voglio cercare di capire come si fa, cioè soprattutto cosa devo fare, perché... no, mi stanno sbriciolando. Voglio andare assolutamente via. Mamma mia, gli ho fatto il pelo. Non so cosa devo fare. Anche perché distorsione non so cosa voglia dire. Adesso io voglio provare a vedere se io metto inglese. Rebuilding and friend. No, non si capisce. Vabbè, ho detto magari. Devo saltare via? Ci vuole una vita a buttarle giù ste cose. Vai. No, i missili non ce li ho più. E niente. Mi sono incastrato. Via, via, vola via. Vola via. Ma... mi sono incastrato addosso a quella. Ok, vado via. Mamma mia. Io provo il salto adesso a sto punto. Saltiamo via, andiamo alla mining station. Stazione mining. Ok. Mining station. Magari distorsione vuol dire quello. Midnight block. Via. 30%. Dai, saltiamo via. Tanto chi se ne frega. Ok. Sì, era saltare via. Ok. Figata. Figata davvero. Tra l'altro, vedete questo schermo nero adesso perché il gioco è crashato. Quindi è una delle cose che possono capitare ai giochi di questo tipo. Però, cazzarola. Molto 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 bello. Adesso vediamo da che parte mi fa ricominciare, perché è giusto anche non oscurare queste cose. Load game. Ok, credo sì, qualche minuto fa. Ah, ok, ci ha fatto ripartire da qua. Niente, abbiamo incasinato un po' probabilmente perché mi sono soffermato troppo dove ero prima. Io intanto salvo perché si sa mai, non avevo mai fatto un save, quindi lo salvo. Ah, è disattivato perché c'è il combattimento. Ragazzi, ci sta che sia crashato. Il gioco 19,50 li vale tutti, questo ve lo dico senza ombra di dubbio, spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere sotto nei commenti, scrivete, perché sono veramente curioso di sapere le vostre esperienze, se l'avete preso, soprattutto mi rivolgo a Kinian su tutti o anche gli altri appassionati di spazio, e soprattutto i pareri di chi invece è incuriosito. Alla prossima e ciao ciao!